La sensazione per chi lo vede la prima volta, a parer mio, è determinante. Cioè, quello che accade, io apro la porta, lei entra dentro, io credo che sia un'immagine che non è che gli capita tutti i giorni. La gioia e il divertimento, puoi capire la gioia e il divertimento per me in tutti questi anni, ormai sono quasi 60, che è stata di fare una cosa incredibile. Credo che il lavoro mette a posto molte cose, cioè la creatività mette in ordine molto. Questa è la spartizione delle acque. Questa è la barca di Cristo, questa è la casa del Nettuno. Il raccoglitore di miele, guarda che roba, del Bangladesh. Accorge che chi sa scrivere, chi sa fare musica, chi sa usare le mani, chi sa dipingere, lo scienziato che fa la ricerca, è una cosa immensa. Tutta la notte io vado lì a sentire, scricchiolano, parlano, non ci sono dubbi. Ma non sono pazzo, è la verità, è la cosa divertente. L'ho fatto, lì lo senti. La possibilità di trasmettere alle nuove generazioni queste sensazioni. Io ho insegnato e ti dico, io credo che tu domani all'università comincerai a parlare in una maniera diversa, non perché io, ma senza dubbio io ho acceso un fiammifero, perché è così. Cioè pensa quanto si può fare ognuno di noi, quanto può fare per gli altri.
Sai, alla gente piace la cosa pulita. E pensare che invece questo materiale senza dubbio ha suggerito tutta la mia vita. La curiosità per i materiali è una cosa che ho sempre avuto e che è che parte rilevante in tutto il lavoro, in tutto il percorso. Se uno pensa al ritroso, l'essere umano in fondo ha scoperto il legno e col legno ha fatto le ruote, ha cominciato a camminare, si è riscaldato, ci ha mangiato, ha prodotto praticamente la vita. Comunque invito tutte le nuove generazioni veramente a occuparsi di creatività, di leggere, di fare musica, di andare a ballare, di divertirsi e suggerire agli altri veramente la creatività, perché ce l'abbiamo tutti quanti. Bello fare questo lavoro. Prova a odorare, hai mai sentito? Prova a sentire l'odore che ha. Io devo dire, mi emoziono quando li rivedo, perché da quando faccio queste cose nuove. Sono venuto qui adesso e altre 5 o 6 volte, perché non voglio più entrare qua dentro. Perché questo lo voglio dimenticare, perché è importante pensare che domani faccio una cosa nuova. Domani. Perché qua è veramente un nutrimento al cervello e anche fisico. Una fortuna incredibile, un privilegio senza precedenti.
proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.